Provate a pensare a un'onda gigantesca, enorme, che vi investe. Voi cosa fareste? Gigante, pensate all'immensità dell'oceano, del mare, una roba che vi investe. Voi cosa fareste? Dakar. Allora, abbiamo fatto le verifiche tecniche, a voi non ve ne frega assolutamente niente, quindi le abbiamo tagliate. Passare sull'arco iniziale a Monte Carlo ha avuto un'emozione speciale, perché leggi Dakar, vedi questo sogno, c'era la gente, la ruota panoramica più grande di tutto il mondo, ma ne vogliamo parlare. L'emozione di lasciare mia moglie per 15 giorni andando a fare un'avventura importante è stata bellissima. Il Simo è agitatissimo, continua a dirmi di andare piano. Finalmente da sete, perché poi le verifiche a Mentone, la partenza a Monaco, la partenza con la nave a sete. Da sete finalmente partiamo in direzione Nador. Si arriva in Marocco e, come sapete già, ha finito? Ok, finalmente si parte, 2 giorni di nave, dormiremo in un letto comodo per 2 notti, perché poi si andrà in tenda. Quindi abbiamo tanti contenuti da portarvi per trasmettervi questa avventura che sentiamo tanto sia io che Simo. Simo, sono troppo gasato di averti con me, scusa, stavo per buttarti giù la camera, perché ci vuole il Simo per raccontare questa cosa, ci vuole il Simo. E basta! Dai ragazzi, dai che si parte! Capitano, accendi i motori! Le prime Olimpiadi risalgono al 2008, ma forse tornando un po' più indietro, i primi mondiali del 2002, credo, sono quelli dove ho iniziato a sentire questa tensione prima della gara. Io sono sempre stato uno rilassato, non so come capita a voi, cioè come voi interpretate le gare piccole o grandi che fate, perché può essere regionale, può essere la Gran Fondo, può essere la gara dell'oratorio, però è chiaro che la tensione fa parte di questo sistema, del sistema gara. La tensione è una roba che ti mangia un po' prima della gara, che ti fa consumare energie, che ti fa pensare costantemente a quello che succederà, e bisogna un po' portarsela in maniera positiva, no? Perché la tensione alla fine ci vuole. Se tu non sei un po' agitato, vuol dire che non ti piace quel tipo di gara, che non è quello che veramente vuoi fare, che non è la tua ambizione, sei semplicemente fuori dalla tua comfort zone e sei impaurito. Questo secondo me è negativo. Quello che è positivo è quando senti un po' quella cosa, te la fai un po' addosso, ma sei carico per fare qualcosa che ti gasa. I primi mondiali 2002 in Austria, mi pare, forse, non mi viene da dire Graz, ma no, era da un'altra parte, non mi ricordo neanche più, il primo mondiale a Zelemze. Comunque, il primo mondiale che ho fatto, ricordo di aver avuto questa tensione, perché poi sei giovane, vai a fare una cosa veramente fuori dalla tua comfort zone e è tosta, perché è veramente tosta. Però mi ricordo di aver sempre poi utilizzato questa carica in maniera positiva. Da lì tanti altri mondiali, siamo arrivati alla prima Olimpiade Pechino. Mi ricordo che alla prima Olimpiade fatta ero super gasato e super emozionato, ma la prima Olimpiade che fai, per come l'ho interpretata io, è stata fatta con un po' di scioltezza, un po' di easiness, non so come si dice, però sta di fatto che avevo 23 anni, mi sentivo il king, super figo, e quindi avevo un po' paura, ma allo stesso tempo ero quasi carico, rilassato, cioè ero tipo dai, schiaffoni a tutti, qua si menano tutti, quindi c'era questa tensione, ma l'ho presa positivamente, mentre saltando al 2012 un po' di cose sono cambiate. Nel 2012 la tensione era legata al fatto che dovevo fare risultato, mi ero preparato per fare risultato, ero arrivato quinto l'anno prima, quindi lì bisognava fare risultato, quindi la tensione era completamente diversa. Sempre questa paura, sempre questa tensione, sempre questa agitazione, ma trasformata bene, mi ha portato a fare risultato. Ricordo che io ero convinto di arrivare a podio, ero sicuro di arrivare a podio, e mi ha portato ad ottenere il risultato. È chiaro che non basta la testa, bisogna menare, però fa tanto il modo in cui ti approcci a queste gare. E poi 2016, tante altre gare dove tante volte mi è successo di avere questa agitazione. E arriviamo al punto, arriviamo a dove siamo oggi, arriviamo all'onda gigante, arriviamo ad oggi, perché dopo aver fatto un cammino ciclistico lungo, abbiamo iniziato a fare i content creator, così abbiamo lavorato a tanti progetti, siamo arrivati a questo che stiamo mettendo in pista da un po' di tempo, perché era un mio sogno che un po' ho portato un po' al Simo.
questo evento, ve l'ho già detto, è un evento che mi crea emozioni, che mi crea tensione, che mi crea agitazione ed è una cosa bellissima perché se vado a fare un evento fichissimo che può essere Wilson Waves, che è stupendo, non ho l'emozione, non ho l'agitazione. Al massimo voglio prendere a schiaffoni qualcuno se c'è una garetta col numero sulla schiena, quindi cerco di vincere, però non è la stessa cosa. Qui c'è quella tensione lì, qui c'è quell'emozione lì, perché questo è un mio desiderio, un mio sogno, un mio... è una cosa che veramente voglio. L'onda gigante, avete visto il titolo? Avete visto la cover? Ok, ora qualcuno mi dirà, Aurelio, ma vattene a... Ma non è vero, l'onda gigante c'è, solo che dov'è? Nella via Cavessa. Sapete che da quando ho fatto, bella Jacopo, da quando ho fatto la prima Olimpiade ho sempre sognato, e questo ve lo posso giurare, prima degli eventi veramente importanti, l'onda gigante. Dovreste chiedere a mia moglie se la trovate in giro, ai miei amici, al mio allenatore. Sogno, ed è un sogno ricorrente, non so cosa capita a voi di sognare prima delle gare, magari niente, magari non dormite, magari non lo so. Io ricordo benissimo dalla prima Olimpiade sognare di essere in un qualsiasi contesto e vedere quest'onda gigante che cresce, arriva e ti investe. E mi ricordo benissimo che le prime volte l'onda gigante era una cosa pazza, cioè io dicevo oh, e quest'onda saliva e mi investiva e io poi mi svegliavo. E quest'onda gigante è stata ricorrente in tutto il mio cammino. Quest'onda gigante che piano piano mi è diventata amica, era una cosa che addirittura volevo tatuarmi. Pensate a che punto sono arrivato di vivere quest'onda gigante. E è talmente ricorrente, era talmente ricorrente che quando arrivava l'onda nei sogni, prima delle Olimpiadi successive, dei mondiali in cui ho fatto podio, degli europei, quando arrivava l'onda gigante, io non avevo più paura. Mi ricordo benissimo essere nel sogno e dire cioè, questa è un'onda gigante, cioè ci sta, ci sta. Arrivava e io l'aspettavo così, dicevo arriva. E mi investiva, ma non avevo paura, mi svegliavo e dicevo ci siamo, questa è l'onda gigante, qui sono sul pezzo. E non ci potete credere, 2 giorni prima di venire a Monte Carlo, a Mentone, per fare le verifiche, è arrivata l'onda gigante. 2 giorni della partenza dell'Africa Core Race, questo mio sogno incredibile che adesso sto condividendo con il SIM e con voi. Praticamente è successo che durante la notte ero in realtà in un contesto cittadino, cioè mi ricordo che ero in questa serie di case, di ville, no? E c'era una strada, c'era la mia famiglia che era tipo in giardino che giocava e a un certo punto vedo arrivare il mare dentro la strada, ma voi non potete capire, ma spammate nei commenti perché voglio capire che cosa vivete voi. Inizia ad arrivare l'acqua e a un certo punto arriva un'onda enorme in mezzo alla strada, enorme. E io cosa faccio? Complimenti, grazie. E io cosa faccio? Corro a prendere la mia famiglia perché era tanto che non arrivava quest'onda. Corro a prendere la mia famiglia, la prendo e la porto in casa e la metto in salvo. Passa l'onda, apriamo le porte e la strada era pulita. Però, ragazzi, è arrivata l'onda gigante. Questo vuol dire una e una sola cosa. Che siamo veramente dentro una cosa in cui io credo, veramente in una cosa che mi stimola, che mi emoziona e che veramente mi gasa per quello che dobbiamo andare a fare. Quindi godetevi il viaggio perché adesso da qui andremo alla partenza e vi racconteremo un sacco di cose. Ciao ragazzi. Finalmente scesi, è tardissimo, dobbiamo fare 600 km. Come diavolo arriviamo col buio? La fresca, ragazzi, per la gita in Marocco, qua. Andiamo a ballare la fresca! Uela! Arrivato all'inizio della prima prova speciale. Unica prova speciale di giornata, il numero 144 doveva partire alle 7:55, ma sta nave non scendeva. Siamo scesi alle 9:20, quindi in realtà il mio tempo iniziale per la speciale è alle 12:30. Ho fatto i primi metri in fuoristrada, ce li abbiamo anche in GoPro, sono arrivato lungo perché è un terreno che non grippa niente. Ho preso un freddo mortale stamattina, quindi va tutto assolutamente benissimo. 180 km fatti, ne mancano 420. Buongiorno!
raga, fine prima PS. Sono andato forte, sicuro, non ho mai rischiato. Però mi sono perso, c'era una nota che si passava una coltivazione. La mancata mi sono perso un quarto d'ora, 20 minuti. Ma penso di aver preso anche delle penalità per la vitesse e per i checkpoint. Ma tutto sommato, non ci crederete, ma molto bene. Adesso ancora un 180, boh. Second biende, chi all'arrivo? 253 km. Jesus, ciao.